Ciao, bentrovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Non lasciarti cambiare dal narcisista. Allora, prima di iniziare, ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video, così che mi aiuta a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, se non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale. Qua sotto, oppure qua sopra, ci dovrebbe essere un pulsante con scritto iscriviti. Premilo, è gratis, così rimarrai sempre aggiornata sui miei video dove parlerò sempre di relazioni tossiche con narcisisti patologici, come riconoscerli e come gestirli. Chiusa parentesi. Non lasciarti cambiare dal narcisista. Questo video lo voglio fare perché molte persone purtroppo mi hanno scritto dicendo: dopo l'abuso narcisistico io sono diverso o sono diversa, perché ricordiamo che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Mi sento diversa, sono più nervosa, non mi fido più di nessuno, sono sempre agitata, sono rabbiosa, quindi a volte tratto male i miei amici, tratto male i miei familiari, insomma, sono cambiata. Non credo più nell'amore, credo che tutti siano narcisisti, insomma, non ho più fiducia nella vita. Questo è normale. Dopo l'abuso narcisistico, la vittima è traumatizzata. Un narcisista patologico ti scarta in una maniera agghiacciante, dal giorno alla notte, senza spiegazioni, dicendoti la storia finisce qui. Oppure mandandoti un messaggio, oppure addirittura scomparendo senza dire nulla. Lo fa perché non ha empatia, in quel momento lì non ti vuole più, anche se ci sei stati insieme 10 anni, degli anni o dei mesi, per lui finisce lì, momentaneamente, perché sappiamo che poi spesso e volentieri ritornano dalle ex fidanzate. Ora, il punto è che la vittima in quel momento lì subisce uno shock enorme, anche perché il narcisista o la narcisista magari 2 giorni prima ti ha detto che ti amava. Il punto è che pa sono passati anni, mesi, anni di manipolazioni mentali. Quindi la vittima non sa più se il narcisista patologico l'amava davvero oppure era tutta una finzione. Perché è in dissonanza cognitiva, che significa è il narcisista patologico con le sue parole, che non corrispondeva mai ai fatti, ti amo, poi spariva, ti voglio bene se è importante per me, e poi diceva che la sua ex era meglio di te. Col suo modo di fare, le sue manipolazioni mentali, ti ha portato in un mondo parallelo, chiamata appunto, che è chiamata per farti capire dissonanza cognitiva, cioè è un mondo che non esiste. Il narcisista, attraverso le manipolazioni, ti ha portato in un mondo inesistente, dove tu credevi che lui ti amasse, ma in realtà ti ha sempre usata e non ti amava. Te ne accorgi quando ti scarta, perché sparisce. Una persona che ti ama non ti lascia dal giorno alla notte con una scusa. E poi soprattutto non sparisce. Un narcisista patologico è una persona, ripeto, che non può amare, perché non ha empatia emotiva, quindi vede gli altri come oggetti da utilizzare per poi scartare. Ora, derivante da tante manipolazioni mentali che la vittima subisce, dal fatto che lei è in sottoshock perché non si aspettava uno scarto del genere, è assolutamente allibita e quindi lì subisce dei problemi, quindi c'ha ansia la vittima dopo lo scarto, ansia, confusione, non dorme la notte, ha la nebbia in testa, nel senso è confusa, è completamente fuori di testa. Infatti, purtroppo, fanno fatica a venirne fuori inizialmente e hanno bisogno di un aiuto professionale, da uno psicologo professionista. Hanno bisogno di guardare dei video che parlino e che ti informino sul narcisismo patologico, perché la vittima non riesce a capire come sia possibile. Io ci sono passato. La vittima dice: ma cosa è successo? Ma cioè, mi è crollato il mondo addosso, ma io non ho capito perché. Il narcisista si nega, non dà spiegazioni, utilizza dei giri di parole. A volte incolpa la vittima di cose inesistenti. Beh, io ho sentito delle storie assurde dove il narcisista incolpava la vittima perché non faceva la lasciata perché non era brava a fare la pasta. Ho sentito della. Cioè, tu pensa, dopo anni di relazione lasci una persona perché non è brava a fare la pasta e sparisci? Ma sai perché sparisce? Perché uno non sopporta più la vittima perché la vittima ha troppe pretese, l'ex partner, e due, perché ha tante altre situazioni da coltivare fuori dalla porta. Ripeto, i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Ora, la
La vittima è, io ho sentito anche delle storie di due persone che abitavano in due case separate, una relazione a distanza, una donna narcisista patologica l'ha lasciata lui dopo 5 anni dicendo io ti lascio perché non mi hai mai pagato le bollette e le tasse. Cioè tu capisci che non sono motivi per lasciare una persona che dici di amare, ma loro trovano delle scuse perché non sanno cosa dire, ok? La vittima a questo punto è completamente confusa, non sa cosa fare. Poi passa il tempo, la vittima inizialmente angosciata, depressa e ansiosa, passa il tempo e scatta la rabbia e la diffidenza. Morale, non ti preoccupare, ritorni quella di prima. Sei una persona empatica, bene, ritorni ad essere empatica attraverso la pazienza, il tempo e ovviamente non aver contatti, più contatti con l'ex narcisista patologico, quindi non guardare le foto insieme che vi ritraggono, non guardare sui social, non sentire, non sapere informazioni di lui, perché ricorda che il no contact, quelli che chiamano il no contact, il vero no contact è che come se lui fosse inesistente, o lei, il narcisista, come se fosse scomparso e tutti i suoi ricordi presi e gettati nel cestino. Gli amici comuni inizialmente purtroppo non devono essere frequentati, perché anche inconsciamente ti danno informazioni del narcisista patologico, cancella il suo numero di telefono, blocca i contatti, bloccalo ovunque, e quello è il vero no contact, tutti gli altri sono contact. E ricorda, se vedi una foto del narcisista patologico, anche solo una foto, devi ripartire dal giorno zero, perché hai rotto il no contact. Il no contact fa male inizialmente, il primo mese, vabbè, può passare, dal primo al secondo mese, dal 30° giorno al 60° giorno sono i giorni più difficili, perché vedi che non sta tornando. Tienilo bene, ripeto, uno psicologo esperto di narcisisti patologici ti può aiutare tanto tanto. Per finire, per concludere questo discorso, ti dico, tornerai a essere quella di prima, tornerai a fidarti della gente, tornerai a essere una persona splendente e una persona, ripeto, empatica. Quindi è normale essere diffidenti, arrabbiati, volere la vendetta, sono cose normali. Tieni duro, non cercare vendetta, cerca informazioni sul narcisismo patologico, fai un percorso virtuoso dallo psicologo. Inizia, ascolta dei video che parlano di narcisismo, che è fondamentale perché la conoscenza salva la vita. Stai poco in casa, utilizza nuovi hobby, fondamentali. Concentrati sul lavoro, fondamentale. Stai con gente che ti vuole bene e credimi sulla parola, uscirai da questa crisi, perché l'abuso narcisistico fa male, ma se ne viene fuori, grazie a Dio. Stiamo uniti. Eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.